siamo veramente sporchi, ma oggi ci sono questi grossi, un po' perché fiorisce la gioia di Natale. E la gioia di Natale è una gioia speciale, ma è una gioia che non è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita cristiana. È una gioia serena, una gioia che è sempre accompagna il cristiano. Anche nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, questa gioia diventa pace. Avere questa gioia cristiana, primo, pregare, secondo, rendere grazie. E come faccio per rendere grazie? Ma fa. Ricorda la tua vita e pensa a tante cose buone che la vita ti ha dato. Tante. Ma parla vero, ma io ho ricevuto tante cose cattive. Sì, ma anche di tutti. Ma pensa a tante cose buone. Cristiani, genitori cristiani, ma per cercare un lavoro, per le mie famiglie, non soffre la fame, siamo tutti sani, non so, tante cose per rendere grazie al Signore per questo. E questo ci abitua alla gioia.
pregare, rendere grazie. E poi la prima lettura ci suggerisce un'altra dimensione che c'è in grado nella gioia. E portare agli altri il lieto annuncio. Noi siamo cristiani. Cristiani viene da Cristo. Cristo significa unto. Noi siamo unti. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Noi siamo unti. Cristiani vuol dire unti. E perché siamo unti? Per fare qualcosa. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio a chi? Venisse a facciare delle piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Questa è la vocazione di Cristo, anche la vocazione di Cristo. Andare agli altri, a quello che hanno bisogno, siano con bisogni materiali, siano spirituali, tanto c'è che soffre la voce per problemi familiari. Portare l'unzione di Gesù, quell'olio di Gesù che fa tanto bene consolare. Così, per avere questa gioia nella preparazione del Natale, il primo pregare, Signore, che io viva questo Natale con la vera gioia, la gioia del consumismo, che ci porta al 24 dicembre tutti in ansia, perché mi manca questo, mi manca quello. Rendere grazie al Signore per questo cuore che ci ha dato. Terzo, pensare come posso andare dagli altri, dove loro, a quelli che hanno difficoltà, problemi, pensando a malati e tanti problemi, portare un po' di unzione, di pace, di gioia. Questa è la gioia di Cristo. Da quale? Oh.